Sono oltre 500 i ragazzi che hanno partecipato a È di moda il mio futuro, il progetto che Confindustria Toscana Nord ha realizzato per avvicinare i giovani al tessile e abbigliamento. In una settimana sono state coinvolte 8 scuole fra secondarie di primo e di secondo grado che hanno partecipato a 10 visite aziendali, a iniziative di orientamento e a 8 laboratori con l'obiettivo di aprire una finestra sul manifatturiero e sulle sue potenzialità in termini occupazionali, che, dati alla mano, sono nuovamente in crescita. È necessario partire dalle nuove generazioni per rafforzare il legame tra città e mondo tessile. Per questo l'iniziativa sarà ripetuta anche in futuro. Anche il prossimo anno lo faremo ed è un progetto a fianco delle scuole, quindi il protocollo va in questa direzione, dare supporto anche ai professori che lavorano con i ragazzi, dare contenuti nuovi che vengono dalle aziende, dall'industria e anche dare supporto alle famiglie perché nel momento in cui si deve prendere la scelta della scuola da fare non si trovino da sole e perse in una varietà di possibilità che però al momento non sanno identificare come potenzialità di lavoro. È di moda il mio futuro, al patrocinio del comune della provincia di Prato. Bisogna dirgli che ci sono ancora grandi opportunità, che grazie alla creatività e alla qualità un pezzo importante dei nostri imprenditori continua a stare sul mercato e a vendere a giro per il mondo e alle nuove generazioni si deve dare anche questa informazione. Poi decideranno cosa fare, decideranno quale strada intraprendere. La settimana di iniziative è cominciata con la sottoscrizione di un protocollo tra il tecnico industriale Buzzi e il liceo artistico Brunelleschi per l'alternanza scuola-lavoro, la progettazione congiunta fra scuole e imprese di percorsi didattici specifici e la realizzazione di iniziative condivise per l'orientamento. L'attività è proseguita con visite in azienda per i ragazzi più grandi e laboratori al Museo del Tessuto per i più piccoli. Al termine, la premiazione dei ragazzi che si sono distinti. Emma Scopi della terza F della Media Pontormo di Carmignano per la miglior t-shirt creativa e Giorgio Petrucci della terza C dell'ITIS Buzzi per il post su Io e l'industria della moda. Non so, vorrei fare il liceo socio-psicopedagogico o se no l'artistico. Sto studiando tessile, mi piacerebbe comunque sfondare o entrare nel mondo tessile e quindi credo sia stata giusta comunque tutta questa iniziativa anche per far capire a noi ragazzi com'è che si svolge più o meno il mondo del lavoro e quali sono più o meno anche le nostre opportunità.